Intanto grazie e buongiorno a tutti. Sono Gianluca Lattanzi, sono responsabile dell'area innovazione della rete DOC. Il progetto Rebel nasce nel 2020, nel periodo di lockdown, come risposta al blocco delle attività artistico-culturali, blocco che, come sappiamo, ha segnato e messo in crisi tutto il settore creativo. DOC Servizi fa parte della rete DOC, una rete costituita da 7 cooperative e aziende che lavorano nel settore dello spettacolo, delle tecnologie, della creatività e della formazione. L'obiettivo di questa rete è di lavorare in sinergia, supportandosi e supportando tutto il settore culturale e creativo. Mai come in questo momento, il lavoro congiunto della rete ha permesso di sostenere e sviluppare nuove idee. E proprio su questa base, l'unione delle competenze ha permesso la nascita di Rebel. Rebel è un progetto multiforme, un po' come multiforme la nostra realtà, la rete delle cooperative DOC. E ha come missione quello di diffondere contenuti multimediali, questi contenuti trasmessi o live o registrati, quindi on demand. Noi immaginiamo e raccontiamo Rebel come un toolkit di soluzioni, non è soltanto una piattaforma web attraverso cui fruire di video registrati o live, ma è proprio un ecosistema a supporto del mondo dello spettacolo. Queste tre soluzioni si identificano in tre servizi che possiamo intendere sia distinti, quindi che possono vivere di vita propria, oppure tra di loro possono lavorare e contaminarsi, creando un servizio molto complesso, ma ovviamente con dei risultati molto interessanti. Abbiamo quindi la piattaforma web, attraverso cui gli organizzatori degli eventi possono gestire i propri eventi, programmare i propri eventi. Per ogni evento può essere abbinata una biglietteria gratuita o a pagamento, quindi il sistema integra all'interno tutto il sistema di pagamento e di creazione di biglietti, questi sia SIAE che no SIAE, quindi gestiamo anche tutta la parte relativa alla biglietteria SIAE. In più il sistema ha una funzionalità che garantisce l'accesso univoco in piattaforma agli aventi diritto, quindi coloro che acquistano il biglietto, con un controllo dell'accesso dei biglietti. Quindi in pratica non è possibile acquistare un biglietto e poi utilizzare lo stesso accesso n volte e quindi bypassando il controllo della piattaforma. Ogni biglietto, ogni utente che acquista un biglietto avrà un unico accesso e potrà soltanto fruire dell'evento che ha acquistato. In più la piattaforma ovviamente integra un sistema per visualizzare i flussi audio-video direttamente quindi in piattaforma. Questi possono essere, ripeto, o live o pre-registrati e quindi mandati in una programmazione on demand. E infatti proprio il secondo servizio, quello offerto, è per la creazione dei flussi audio-video in streaming. Abbiamo competenze, quindi professionisti e tecnologie per poter registrare gli spettacoli e quindi permettere la visione on demand oppure fare delle registrazioni live che vengono direttamente proiettate in piattaforma all'interno della pagina dell'evento e quindi dando la possibilità agli spettatori di poter fruire dei contenuti. Il terzo servizio, il terzo tassello che va a completare la piattaforma Rebel è tutta la parte di produzione degli spettacoli con tecnici professionisti, con artisti, regia, allestimenti. In pratica Rebel diventa un po' la sintesi di tutte le peculiarità, le professionalità della rete DOC. Rebel è online da metà del 2020. E dal 31 dicembre 2020 fino ai prossimi giorni, quindi fino a chiusura del mese di maggio, stiamo ospitando una programmazione di eventi del Teatro Pubblico Pugliese. Il Teatro Pubblico Pugliese, insieme a Rebel e quindi a DOC Servizi,
ha creato questo format portando in giro per la Puglia le attività, appunto, i vari spettacoli. Sono stati organizzati 82 spettacoli, quindi coinvolte 82 compagnie in 32 teatri, quindi 32 località. Si sono registrate più di 26.000 persone e la media di spettatori ad evento è intorno ai 320, con un picco di 200 spettatori medi per evento. È ancora oggi ha avuto una risonanza a livello nazionale, ne hanno parlato le testate giornalistiche, sia cartacee che online, e anche in TV a livello regionale e nazionale. Il Teatro Pubblico Pugliese ha optato per tutti e tre i servizi che vi ho elencato prima, proprio perché la somma dei tre servizi hanno consentito la produzione di un format e di un percorso consistente e ben organizzato. Perché Rebel? Rebel è una soluzione sicuramente utile in periodi di blocco delle attività dal vivo, ma diventa anche supporto e affiancamento a eventi dal vivo in teatro, ed è quello che un po' noi ci auguriamo per il prossimo futuro, quindi di poter fornire Rebel a supporto di attività programmate dal vivo. Affidarsi alla nostra soluzione anche in questo periodo di ripartenza è utile perché è possibile proporre la programmazione teatrale pubblico più vasto, sia nazionale che internazionale. Infatti il Teatro Pubblico Pugliese ha visto spettatori dagli Stati Uniti, dall'Australia, ovviamente tutto a livello nazionale, perché la comunicazione e la piattaforma è aperta a un pubblico vasto, non solo dal punto di vista del territorio, ma anche dal punto di vista del target. Infatti si può immaginare, per esempio, il raggiungimento di un target diverso, quindi per esempio i più giovani. In più i teatri possono aprire nuovi canali di revenue, perché appunto abbiamo le biglietterie online, presentare un'offerta a valore aggiunto anche per poter proporsi a bandi e finanziamenti. La piattaforma è già online, vi invito a visualizzare il sito www.rebellive.it. Sono in programmazione ancora gli spettacoli del Teatro Pubblico Pugliese per il prossimo weekend, quindi se volete constatare con mano come funziona la piattaforma, vi invito a seguire gli spettacoli del Teatro Pubblico Pugliese. Vi lascio anche la mia email se volete ulteriori informazioni. Grazie.